Pronto? Buongiorno signora. Allora, il grande giorno è arrivato e queste sono le valigie. Grazie. Dai, andrà tutto bene. In bocca al lupo. Assolutamente, starà benissimo con noi. Va bene, grazie mille, andiamo a grazie casa. Grazie a lei. Grazie. Ciao. 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 Chiara, puoi aprire? Per favore, ho il mio pettine lì. Scusa, ma non ti sento! Ma Chiara, dai, per favore! Ma non è colpa mia! Non ti sento! Ciao ragazze, buona giornata. Ciao. Ciao mamma. Ciao. Chiara, ma che fai? Lasci tua sorella indietro. Non sei poi così tanto brava e carina come dicono. Lei non è mia sorella e faccio quello che mi pare. Ma la sentite, lei fa quello che le pare. Anche se dici che non è tua sorella, lei ti sta sempre dietro. Sì. Chiara, tu non le pensare. E tu lasciami, non mi toccare. Fa quella lì? Non lo so, abita con me, ma è come se non ci fosse. Onesto, non la considero. Ma è già da un po' di tempo che vive con te. Sì, quasi un anno. A casa la evito, i miei genitori la riempono di attenzioni. Non la sopporto. Dai, provochiamola un po'. Ehi, Mujahideen, che fai? Leggi le ricette indiane? Cosa c'è? Hai perso la lingua? Chiara, tua sorella non parla. Non è mia sorella e non lo sarà mai. Vediamo. Oh, mille splendidi soli. Che c'è? Hai nostalgia della tua terra per caso? È veramente ambientato in Afghanistan, non in India. Ma la sentite? È ambientato in Afghanistan, non in India. Beh, qui sei in Italia, non puoi rispondermi così. Giusto, Chiara? Oh, guardate, la scarpa. Non ce la faccio più, Freda. Maria avevo detto che sarebbe stato diverso. Invece con Chiara è un vero incubo. Ti capisco, anche per me è stato difficile ambientarmi qui. Ma vedrai, c'è una comunità indiana nella quale ti troverai benissimo. Credi? Sono sicura. Ah, se non ci fossi tu. Niente, non risponde, non risponde. Ma che cosa le hai fatto? Che cosa le hai fatto? Che non è mai capitato che sparisse così. Niente. Non ti credo, non ti credo. È qui da un anno e tu non le hai mai rivolto la parola. Ho detto niente, ma se vuoi che mi inventi qualcosa te la invento. Stai sempre a riempirle le attenzioni, fosse il cielo che se n'è andata. Magari stiamo meglio. Ma cosa dici? Ma come puoi parlare così? Tesoro, fa parte della nostra famiglia. Per voi conta solo lei.
Ma cosa dici? È tua sorella! Per noi siete uguali! Lei non è mia sorella! Non è mia sorella! Lo capisci? È solo un'indiana! Io la odio! Ci troviamo nel 1939, è il periodo in cui ovviamente gli animi europei sono infiammati da vari problemi. Effettivamente che cosa sta nascendo? Un sentimento nuovo, quello del nazionalismo. Ebbene, c'è proprio... Ehi Chiara, oggi Mugeri non è venuta. Che hai fatto? L'hai chiusa in camera? Non sei divertente. No, Chiara. Ciao. Ma che ci fai qui? Mamma è preoccupata. Sono venuta a cercarti. È la mia comunità. Ci sono tante persone. Qui mi calmo. Ieri sono scappata così che... No. È stata tutta colpa mia. Sono stata una vera stronza. Sei qui da un anno e non ho fatto altro che trattarti male. Avevo veramente paura che... potessi togliermi tutto l'affetto di mia mamma, di mio padre, di tutti. Ma non avevo capito che invece avevi bisogno del mio affetto. No, è tutto che, davvero, sono contenta che sei venuta. Anch'io di averti trovata. Torniamo a casa? Sì, solo se mi prometti che posso entrare in bagno. Ah, non lo so, ci penso. ദൂരെ നിന്ന് ഞാനൊരു രാക്ഷസനെ കണ്ടു. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു. അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു സഹോദരനെ കണ്ടെത്തി.